Dal Vangelo secondo San Giovanni, gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. All'acclamazione al Vangelo: Io sono la via, la verità, la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dal Salmo 2: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E dagli Atti degli Apostoli: Dio ha compiuto per noi la promessa risuscitando Gesù. Sì, io sono la via, la verità e la vita, dice Gesù, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E bisogna avere fede in Dio, cari fratelli e sorelle, in tempi come quelli odierni bisogna avere tanta fede perché non deve essere turbato il nostro cuore. Quindi affidiamoci a Gesù e alla Vergine Maria. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.